specifica di oggi, al di là di quella che sarà la decisione formale a valle dell'autorizzazione di Consob, ha preso già posizione in merito all'OPA Sparcasse, considerando lo stile. L'operazione in un primo momento è partita come una partnership commerciale su una serie di progettualità condivise, si è poi trasformata sostanzialmente in acquisizione. Quindi una banca del Nord-Est che non è più nostra e che sarà di qualcun altro a Bolzano. Questo è il progetto oggi, per il quale il Consiglio di Amministrazione ritiene di non poter dare un assenso e propone, diciamo, una continuità. I risultati che abbiamo portato fino ad oggi credo abbiano potuto rasserenare gli animi pazienti dei tanti azionisti che oggi si vedono finalmente remunerati di nuovo da un dividendo e che spero possano continuare a credere nel ruolo che ha una banca come la nostra, che è anche un ruolo non solo finanziario ma anche veramente di geopolitica economica, perché un territorio senza un soggetto finanziario che possa assecondare i progetti di questo territorio è un soggetto con un atto di indipendenza, e se noi vogliamo essere dipendenti questa è la strada giusta.